Buon pomeriggio amici e amiche, ben ritrovati sul mio canale. Sono circa le 5 del pomeriggio e ho deciso di fare una passeggiatina a salutare. Ho detto porto i miei amici con me. Cioè ragazzi, di qua non passa mai nessuno. Te pareva che adesso non passava il camion, il camioncino. E vabbè, stavo dicendo, ho pensato di portarvi con me perché oggi, un altro, voglio essere polemica, ebbene sì. Recentemente ho visto un'intervista su un canale italiano di un'agenzia del posto, non faccio nomi, se mai ve lo cercate voi su internet. Praticamente hanno intervistato due pensionati che vivono qua, che stanno bene, la zona è chic, è tutto molto bello, ci sono 30 gradi tutto l'anno, non è vero. Insomma, ragazzi, li hanno intervistati a Passito Blanco, la zona più chic del sud. Prendono 3.000 euro di pensione al mese grazie al BIP che stanno bene. Adesso vi faccio vedere altre zone, sempre a sud dell'isola, intorno a casa mia, ma vediamo se è tutto così sciccoso come dicono loro. Dai, spetegules, video chiacchiericcio e oggi sarò un po' cattivella. Stay tuned e restate con me. Vamos! Per essere più precisa, qui ci troviamo in Avenida Tour Operador Vinegressor, che non è altro che il proseguimento della via dove abito io, Avenida Cuoni. Vedete? Io abito là e adesso proseguiamo. Facciamo un giretto nei dintorni perché è un po' di tempo che non vi porto, quindi vediamo un po' la situation, come sta progredendo. Andiamo a fare una bella passeggiata. Mamma, ci sei anche te? Saluti i nostri amici, aspetta che ti inquadro. Ciao a tutti! Come la va? Bene, Facciamo una passeggiata in compagnia? andiamo. Ma cosa stai trafficando con quell'orologio? Devo Ti si è rotto sistemare. l'orologio? No, non Ogni funziona. tanto ci si deve rompere qualcosa, altrimenti non siamo contente. E voilà, come si presentano quasi tutti i marciapiedi della zona. Vabbè, qui non è colpa della cattiva manutenzione comunale, ma ovviamente dei padroni incivili dei cani, anche perché questa è una zona dove ci sono tanti cagnolini. Aspettate che mia mamma mi indica. Ah, beh, sì, giustamente. Beh, mamma, adesso faccio vedere le cacche di tutta la zona. Sì, guardate, ogni angolo. Praticamente non sai dove mettere i piedi, perché si mimetizzano col colore del marciapiede. Qui dovete sapere che piove raramente. Caspita, mica si scioglie. Devi stare attento dove metti i piedi. La gente incivile c'è anche alle Canarie. In più aggiungiamo il fatto che il comune se ne guarda bene di venire a pulire le strade, potete immaginare. Ecco qua ancora, guardate. Insomma, è un terreno minato qua, un sentiero di guerra. Sulla vostra destra potete osservare un antico cimitero indiano. No, vabbè, non ho idea di cosa possa essere, una specie di giardinetto. Mia mamma tutte le volte che passa di qua mi dice, ma questo è peggio di un cimitero. Cioè, boh, in mezzo alla strada. Così. Potevano mettere qualche pianta un po' più carina, qualche palma. A me da tanto, sapete, quei giardinetti che si usano. Perlomeno io quando abitavo a Milano andavo al cimitero di Lambrate con mia nonna tutti i giovedì quando ero piccola. E le tombe che non avevano il marmo, il monumento, avevano tutto il giardinetto con i sassi bianchi e poi all'interno le piante. E qua praticamente, insomma, diciamo che esteticamente a mio avviso non è il massimo. Sul lato sinistro invece potete ammirare uno splendido bidone della pattumiera completamente pieno ormai da giorni. Voi direte, ma un bidone è ovvio che contiene la pattumiera. Sì, però ragazzi, io ci sono passata 4 giorni fa, già era pieno, adesso è pieno ancora, vengono a svuotarli ogni, mamma, ogni quanto passano. Una volta alla settimana. Solitamente qua per terra è tutto pieno di borse con i rifiuti, proprio di fronte alla clinica dentale, alla palestra, proprio una bella immagine, ecco. Sì, qua non lo so, non svuotano i rifiuti, hanno questo vizio. Io ve l'ho fatto vedere anche in qualche vlog precedente. Solitamente ci sono rifiuti ovunque e hanno messo delle foto anche in un gruppo su Facebook e si sono lamentati dicendo che insomma il comune non pulisce le strade, non vengono a portare via i rifiuti. Poi guardate, mi stava facendo notare mia mamma, oltre ai rifiuti si può trovare sui marciapiedi questo, cioè vengono qui, tagliano le palme perché vedete, questa palma è stata un pochettino tagliata e poi invece di portare via, appunto,
abbandonano così. Anche questo sarà più di un mese che è qua così, sì. Perché ci passiamo quasi tutti i giorni a fare la passeggiata, è più di un mese che c'è qua questo, sti pezzi di palma. Non so, pezzi di palma. Qui c'era uno splendido giardinetto, hanno potato via tutto. Però vedete, anche lì borse, rifiuti. È troppo comodo fare i video a Passito Blanco, dove ci sono bungalow da 2.000-3.000 euro al mese larga temporada. Lì sì che è tutto bello. C'è una sbarra prima di entrare con la guardia. E non puoi entrare se non abiti lì con la macchina, altrimenti entri soltanto a piedi. Facciamo i video nei posti dove la gente vive veramente. Lo scopo di questi video che faccio oggi, ma che farò anche più avanti perché voglio portarvi nei centri commerciali dismessi a Playa del Ingles e anche a San Fernando, farvi vedere i quartieri residenziali dove la gente vive, perché oramai posti di mare belli vi ho già portato, San Agustín, Meloneras, l'oceano lo conoscete, faremo altre gite, per carità, non preoccupatevi, finché abito qua io vi faccio vedere il bello e il brutto. Però ci tenevo anche, per chi avesse intenzione di trasferirsi, di farvi vedere non quello che vogliono loro, ma dove la gente vive realmente. Passito Blanco si va per andare in spiaggia a fare una passeggiata, ma per vivere si vive a Campo Internazionale, ma ormai proibitivo, visti i prezzi, San Fernando. Quindi dai, scopriamo un po' insieme queste zone e proseguiamo con la nostra passeggiatina pomeridiana. Ah ragazzi, in tutto questo mi stavo dimenticando di dirvi una cosa. Vabbè, guardate innanzitutto il cielo, qualche nuvoletta all'orizzonte, ma sapete che ieri sera mia mamma ha sentito la sua migliore amica, insomma, e le ha detto che i genitori di una sua conoscente hanno prenotato tramite una presunta intermediaria immobiliare italiana che conosco benissimo, una mezza truffaldina, che hanno prenotato tramite lei 3 mesi di vacanza, un bungalow piccolino come quello dove abito io. Beh ragazzi, per la modica cifra in nero di 1.800 euro al mese, cioè 1.800 euro fuori stagione in nero, una presunta intermediaria, cioè presunta, lei dice che ha questa agenzia immobiliare, ma in realtà fa tutto lei da casa sua, a prescindere da ciò 1.800 al mese, 30 metri di casa, neanche in altissima stagione, perché ormai è andata l'alta stagione, cioè vi sembra normale? Anche no. In compenso, amici, scusate il rumore del trapano, ma stanno facendo dei lavori qua di fronte. Proprio qui, vedete, abbiamo la Mirage, uno splendido resort per scambisti e nudisti. Beh, questi ovviamente non mancano mai. Vedete, c'è fuori il cartello, no cani, però dentro io direi che ci sono cani porci. Perdonate la battuta, un po' cattivella. Un giorno siamo entrati, io e mia mamma, perché sapete che stiamo cercando casa, e quindi siamo entrati alla reception dicendo scusate, affittate larga temporada, questo è un club per scambisti, un resort per scambisti, poi siamo andati su internet a vedere il sito, ragazzi c'erano delle foto che vi giuro meno male che le ho viste in orario che praticamente non era né prima di pranzo né dopo pranzo. Era un orario, sarà stato a metà pomeriggio più o meno, e praticamente, meno male perché avevo un urto di vomito, cioè non voglio essere bacchettona, però ragazzi cosa non c'era? Ma non solo nudisti, scambisti, c'era dentro di tutto e di più, cose proprio esplicite, tipo non so, situazioni tipo Winter Pride, Gay Pride, ma portate all'esasperazione. E io quando ho visto così ho detto no vabbè ti prego, gente di 90 anni per gamba, con questi infraculi come chiamo io, mamma mia. Quindi insomma non ci sono appartamenti per i residenti, però in compenso i resort per coppie gay piuttosto che scambisti o nudisti ce n'è in abbondanza. Ragazzuoli belli, ve l'avevo detto che oggi sarei stata un pochettino cattivella. No, vabbè, si fa anche per sorridere un pochettino, dai, per stemperare un pochettino la tensione di questi ultimi periodi, perché so che nessuno se la sta passando molto bene, quindi ogni tanto qualche vlog un po' bricconcello ci sta. In tutto questo volevo mostrarvi, per chi magari fosse incappato casualmente nel canale, questa zona, praticamente questo è il barranco di Maspalomas,
Questo qua, per chi mi conosce o per chi non lo sapesse, secoli fa era un fiume, si è seccato, vedete, e ce n'è tantissimi sull'isola, si chiamano proprio Barranco e arriva addirittura fino all'oceano quasi, perché si estende fino alle dune di Maspalomas. Là in fondo invece c'è il faro. Dimenticavo, per chi fosse appunto nuovo del canale, là di fronte c'è un hotel 4 stelle, si chiama Princess Tabaiba. Sono due hotel messi uniti insieme. Se avete, per la modica cifra, diciamola tutta, di 2.500 euro a coppia per 10 giorni, beh, questo è il posto che fa per voi. No, a parte gli scherzi, è molto caro. È stato recentemente ristrutturato, ha tante piscine, però non lo so, è sempre pieno di bambini, piuttosto un po' incasinato. La struttura dentro è molto bella perché è nuova, però ragazzi, ci sono stanze anche da 300 euro a notte, dipende in che posizione vi mettono, ecco. Io so che una coppia di conoscenti, appunto, un paio d'anni fa, o un anno fa, non ricordo, avevano speso 2.500 per 10 giorni. Fate voi due conti. E anche venire in vacanza qua non è più un buon mercato come lo era prima. Ragazzi, scusate se mi sono fermata nuovamente. Adesso mamma, abbi il coraggio di dire quello che hai detto davanti ai nostri amici. Quando ho detto che questo albergo, insomma, fare le vacanze è diventato caro, soprattutto in questo albergo. Cosa hai detto? 2500. Non ti sentono, vieni 2500 vicino. 2500 euro per stare in mezzo alla merda e alla puzza. Dai, come sei volgare. Ma perché la merda e la puzza? Non facciamo le cattivelle. Beh, no, perché dovete sapere che no. Ci sono dei tombini che qua chiamano archeta e sono un po' ovunque, dai quali esce un odore impressionante. Poiché non esistono le fognature, io vi lascio immaginare. E vedete queste camere qua? Queste sono tutte camere da letto e lì c'è tutta la strada con i tombini. Cioè uno spende una paccata di soldi per aprire la finestra del balcone e sentire questo parfum de coty. Quindi mia mamma ha detto no, io non spenderei soldi per stare in mezzo all'odore. No, assolutamente, sto a casa mia. Ecco, scusate questo piccolo inciso, ma sera da fare. Ma guardate, dopo con tante nefandezze, che piccolo angolo di paradiso. Siamo al campo da golf di Maspalomas. Sì, ci siamo un attimo spostate, la zona è sempre campo internazionale e questa è l'entrata del campo da golf. Qui inizia il percorso, si estende tutto fino alle dune. Poi qui c'è un ristorante, sul lato destro bar e ristorante, sul lato sinistro invece c'è uno splendido negozio d'abbigliamento. Purtroppo non alla portata di tutte le tasche. Dov'è finita mia mamma? Sarà già entrata? Vediamo se riesco a fare un girettino qua intorno. Vi ho già portato varie volte, però secondo me merita, perché è davvero un angolino molto molto carino. Poi tutto ordinato, tenuto molto bene. Vedete? Proprio bello. Vedete? Welcome Maspalomas Golf. Eccoci dentro al negozio, ragazzi, guardate che meraviglia. Nuova collezione, un piumino 135 euro, stupendi, guardate che meraviglia. Poi tutte le polo, abbigliamento da golf, scusate se abbasso la voce, ma giustamente non sono qua da sola. Io adoro le polo fatte così sbracciate, anzi di più con la mezza manica, tutte queste gonnelline un po' modello tennis. Ah, ma cosa hai visto di bello? Prezzi, come siamo messi? Ah, 106 euro ragazzi, 106 euro questa magliettina sbracciata. Ve l'ho detto, non è per tutte le tasche. Io non ho mai preso niente, per esempio, qua. Questa invece? Quanto costare? Non c'è prezzo, beh, questa è gratis, quindi si può fare, questa la possiamo prendere. Comunque, vabbè, dai, meritava di essere visto, veramente carino. Questa invece è l'entrata del parcheggio, noi l'abbiamo utilizzata un po' come uscita perché siamo a piedi, però vedete qua si entra e c'è il parcheggio, ma stavamo notando io e mia mamma che la maggior parte sono tutte auto a noleggio
e riflettendo effettivamente con i costi un po' proibitivi che ha questo campo da golf, la maggior parte sono tutti tedeschi o comunque turisti del nord, anche perché la gente del posto, ragazzi, non arriva a fine mese, mica si possono permettere di venire a giocare a golf. Triste realtà del momento. Ragazzi, allora stiamo per concludere questa pazza passeggiatina breve ma intensa. Scusate il rumore, ma mi si è piazzato dietro un taxi e si è fermato. Pullman! Olè! No, volevo mostrarvi il Cordian Grill Golf, vedete? Questa è una struttura ricettiva molto carina, con delle splendide piscine, a prezzi un tempo relativamente modici, se mai andate a sbirciare su internet. So di persone che sono venute qua e si sono trovate bene, perciò potrei anche consigliarvela, ma perlomeno comunque andate sempre a leggere le recensioni, insomma, informatevi. Ecco, in realtà, per dirla tutta, ma eccoti qua, ciao, faccia due passi, scusate il tremore, ma in tutto questo cerca la casa, vai di qua, vai di là, fai di sua forca, non ho ancora avuto tempo per organizzarmi a sistemare il telefono. Comunque, stavo dicendo, a dirla tutta, io volevo registrare una parte del giardino fuori dal campo da golf, perché c'erano delle meravigliose bougainville, ma ragazzi, c'era un odore di fogna che usciva dalle archette, dai tombini. Mia mamma mi fa, sto soffocando, spegni quel telefono. Quindi ho dovuto stoppare, ho detto no, vabbè, spostiamoci. Purtroppo questi odori ci sono un po' dappertutto. Ci sono sempre stati odori, scarafaggi, però la gente non ha il coraggio di dirle queste cose. Ma mamma mia, ma scusate, ma oggi... Perché anche qui di fronte c'è un altro resort. E sta arrivando un sacco di gente. Prima è scesa una signora con un piumino lungo, ho detto ammazza, da dove arriva? Dalla Siberia. E quindi ci sono taxi, pullman, di tutto di più. Spero che mi sentiate. Io di proposito non mi sono registrata io, ma sono più vicina possibile al telefono, in modo che possiate sentirmi abbastanza bene. E cos'è che stavo dicendo? Ah sì, la storia dell'archetta, di questi tombini. Cioè, li vedete questi qua? Questi, ma anche quelli bianchi, grandi, rotondi che ho a fronte casa io. E beh, giustamente, la solita fortunella. Sì, sono micidiali, ogni tanto arrivano di quelle ventate di fogna, ma questo su tutta l'isola, perché sono stata a Las Palmas, ho girato un po' di qua di là, in lungo e in largo, e questo profumo meraviglioso è esagerata. C'è anche in altre parti, insomma, non è che c'è soltanto qui a Campo Internazionale, anzi, proprio questa mattina io e mia mamma eravamo al Tablero e non vi dico, siamo andate al Mercadona a prendere due cose, appena uscite, momenti svenivamo dall'odore. Però la gente se ne guarda bene di raccontarle certe cose, perché no, andiamo tutti a Passito Blanco, 3.000 euro al mese, c'è il profumo di rose nelle strade, ma ragazzi... Scusate, c'è un po' di movimento. Aspettate che mi porto un pochettino più avanti, dove magari siamo più tranquilli, State con me ancora un pochettino. Vi dicevo che proprio qui di fronte, stavo per dimenticarmi, c'è il Cordial Sandy Golf, che è sempre dello stesso gruppo di quello che vi ho appena mostrato, però anche qui ci si trova molto bene, ve lo posso garantire, perché proprio in questi giorni in piscina stavo chiacchierando con una signora del Belgio, lei abita in Belgio ma parla solo francese, io ho studiato al liceo, quindi era tanto che non avevo modo di farmi le mie chiacchierate, invece questa signora si ferma 2 mesi, quindi chiacchieriamo spesso, e mi ha detto che è stata qua per 4 anni di fila e si è trovata benissimo, perciò se siete curiosi, aspettate che vi faccio vedere bene la scritta, vorrei anche zoomare, vediamo se riesco. No, non so se sono... Comunque si chiama Cordial Sandy Golf, vedete il cartello? Perché non riesco a fare lo zoom? Ecco qua. Quindi una buona struttura, una valida alternativa ad alberghi di lusso, potrebbe essere anche questa. Ma per essere impertinente fino alla fine del video, guardate lo stato dei marciapiedi. Vedete come sono secchi questi rami? Questa è roba che è giù da mesi. Mesi, perché mia mamma passiamo spesso di qua a una zona tranquilla per passeggiare. Vedete? Cioè, vicino a 2 resort, tu esci e trovi sta schifezza. Oltre a essere sporco, guardate i marciapiedi rotti.
vedete? Che se vieni su di sera t'ammazzi. Ed è tutto così. Adesso voi vedete solo questa mattonella qua, ma vi posso garantire che il marciapiede è quasi tutto così. E poi guardate, ancora un'altra, guarda. Passate alla sera, vi accappottate. Vedete? Quindi insomma, che dire? Non è tutto oro quello che luccica. E che questa è una delle zone ritenute tra le migliori, quindi che dire, vi lascio immaginare San Fernando, il Tablero, mannaggia, ma oggi, no, cioè, ma lo fanno apposta, non passa mai nessuno di qua, oggi un macello, no, stavo dicendo, per fortuna che questa è una tra le zone più carine, guardate, dai, per un turista non è che è una bella immagine, anche perché non è che dici, vabbè, hanno appena sistemato le piante, sono qua da una settimana, 10 giorni, qui è roba di mesi, ma mesi, ma forse anche più di un anno, perché io da che passo è sempre così. Sempre così. La strada è dissestata, è un disastro. Ah, comunque, in tutto ciò, qui di fronte c'è il Seven, che è uno splendido resort, gay only, quindi solo per coppie omosessuali. E infatti vedete la bandiera. Ecco, in tutto ciò, vedete, di là gli scambisti, qua, però per carità, nessuno... massimo rispetto, anzi, se vi interessa è veramente splendido, fanno spesso delle feste, c'è sempre musica, un ottimo 4 stelle, però appunto è dedicato solo, non è per coppie etero, ecco, in poche parole. Perciò insomma, se vi interessa, sappiate che qui a Campo Internazionale c'è questo bellissimo hotel, non per tutti, io non so, non ci sono mai entrata, non ci posso entrare, però ho visto le foto, ho sbirciato dal cancello, ho visto qualche festicciola e devo dire che merita. Vedete anche qua di fronte, guardate, tutto lasciato andare, tutto abbandonato, dissestato, abbandonato. Per fortuna che è una delle zone più care e carine allo stesso tempo. Vabbè, ma che dire, la nostra passeggiatina sta per concludersi, anche perché io abito proprio là di fronte, quindi sono quasi arrivata. Ma io vi aspetto nuovamente con me per altri video. Voglio portarvi, come già vi dicevo prima, in alcune zone di Playa de Los Ingles, farvi vedere, vi ho fatto vedere già la zona turistica, ma poi ci sono anche delle zone lasciate andare, quindi insomma farvi un po' vedere la realtà del luogo. Faremo una bella passeggiatina anche a San Fernando, siamo già stati in una zona, se siete curiosi andate a vedere nella playlist Vita alle Canarie, ma io vi porterò da tutt'altra parte, una zona nuova dove non siamo mai stati, dove solitamente la gente quando viene qua a vivere va ad abitare lì, perché le possibilità sono quelle che sono e anzi a tutt'oggi non è neanche facile trovare casa lì, perché quando siamo arrivate noi 7 anni fa lì ti davano appartamenti a 500-600 euro spese a parte, adesso si va dagli 800-900 in su. È carina la macchinetta, guardate, forte, ma vi porterò ugualmente a vedere insomma un po' la situazione tra San Fernando e continuiamo sempre sul sud di Gran Canaria, poi appena ho la possibilità faremo anche qualche giretto intorno all'isola. Vabbè ragazzi, qui un continuo passare macchine, non mi dilungo oltremodo, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, spero che abbiate apprezzato anche se sono stata un po' tagliente, ma dai, oggi ci stava, aspettate che attraverso se non mi tirano sotto. ci stava un vlog un pochettino così, dai, almeno ci facciamo 4 risate in compagnia, va che schifo, mamma di qualcosa, vieni a salutare i nostri amici, dove sei? Sono saluta qua. Ciao. Sai che c'hai i capelli per aria? Immagino. No, giro il telefono perché dopo se si rivede dice, ah che orrore, taglia, chiudi, non pubblicare, quindi ti sei sistemata? No, vola, con quanto fiatta in gola, ah che schifezze, va. Mamma mia ragazzi, è meglio che chiudo qui altrimenti. Andremo a San Fernando. Ah, ci tieni a portarli a San Fernando, perché ti piace quella zona? Tantissimo, cioè, non riesco a capire se a San Fernando... No, fatti sentire perché... Cioè, non so se a San Fernando siamo alle Canarie o siamo in Marocco. Nulla contro il Marocco, per carità. Assolutamente, posti bellissimi, non dico niente, sono stati in Egitto, perciò... Niente a che vedere. Però San Fernando è un mondo a sé, ci sono dei quartieri di San Fernando che niente hanno a che vedere con le Canarie, ma vedrete coi vostri occhi. Va bene, dai, ci vediamo presto.
Un abbraccio, ciao! Ciao!